tutto questo nasce dalla passione trasmessa da mio padre a portarmi allo stadio, cominciando a frequentare a fine degli anni 90 un po' i calciatori. Comincio a racimolare delle maglie che i calciatori mi danno, che sto insieme a loro. E poi da questa passione viene man mano arricchita finché oggi, pure dopo la scomparsa di mio padre, ho fatto questa cosa dedicata a lui e poi a tutti gli appassionati come me del Calcio Napoli. Ho cercato di ricostruire un po' la storia del Napoli e della maglia azzurra, che è una cosa che in tanti abbiamo come seconda pelle. Magliette, oggetti, penso che si aggirerà sui 900, no, 900 pezzi. Riesco a mettere in collezione anche nel tempo, è stato sia attraverso ex calciatori di cui qualcuno che aveva marcato Maradona, con altri dirigenti, ad arrivare alle amicizie con i vari calciatori nel tempo, da Stefan, Amsic, Cavani, Lavezzi. E ancora oggi uno porta avanti questa cosa, che poi ho realizzato il mio sogno di tenerle esposte e dare un respiro alle maglie, perché la cosa di tenerle chiuse in un cassetto a me non andava. Questo era il mio progetto e diciamo che dopo oltre 20 anni ho realizzato questo mio sogno di fare questo mio angolo per chi vuole venirmi a trovare, per tutti i tifosi, e poi man mano sarà una zona per fare degli eventi come stiamo facendo. Adesso stiamo facendo una trasmissione, in tanti ci chiedono la location, in tanti ci vengono a visitare, è arrivato pure gente dalla Norvegia, Germania, e le soddisfazioni fino adesso sono tante. Napoli è l'umore, Napoli è come per dire stamattina: oh, che Napoli, oh, che è successo? Questa è Napoli, è l'allegria di un popolo che siamo in tanti, però vincere una partita la domenica, pure poi addirittura vincere contro i rivali storici non colorati, diciamo, veramente vedi un'atmosfera inizio settimana completamente diversa a Napoli. La maglietta che è stata una delle cose che, diciamo, sono riuscito a prendere dopo un bell'inseguimento, è stata quella di Lazio-Napoli 1-1, maglia gialla, maglietta scambiata da Maradona con Batista, maglietta dell'1-1 con segni evidenti che il secondo tempo il Napoli ha giocato senza logo. Questa maglietta è senza logo, che dopo vi faccio vedere in vetrina. E con il certificato del giocatore della Lazio che l'aveva scambiata con lui. E l'aneddoto, pure perché conosco tanto bene anche Gigi Caffarelli, e lui dice: Francesco, vedi che stranezza la vita, queste magliette per noi sembrava non avere valore non essendo azzurra, e invece oggi sembra una delle più particolari, perché poi il Napoli ci ha giocato 2 volte, di cui lui la seconda volta a Milano contro l'Inter aveva fatto anche gol. Diego Maradona, beh, da piccolo è stato sempre il sogno vederlo, ebbi la fortuna di abbracciarlo nell'84 a una presentazione di un cliente di mio padre che ci invitò per quella serata, e a condividere dei momenti al 3x10 con Siani e Maradona. E quando lui sul palco io portavo le maglie, lui ha cominciato a raccontare degli aneddoti, è la cosa che oggi potrò dire che non dimenticherò mai. E quando a fine spettacolo lui mi ha abbracciato e mi ha detto: Franci, grazie di quello che hai portato. Penso si sente dalla voce ancora l'emozione, che non dimenticherò mai. Gli orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 del mattino, diciamo fino alle 19, tranquillamente. Si va sul sito del CAM, del Museo CAM, e poi c'è anche la domenica mattina, che facciamo dalle 9 alle 13. Con tranquillità vengono qua, è un'associazione, ognuno guarda quello che deve guardare, e spero che siano contenti come in tanti. Basta lasciarci poi un feedback o seguirci, che poi man mano aggiorneremo, come già l'altra volta facemmo una situazione con Stefan Zvuk, un bel evento.
l'abbiamo fatto anche a giugno con vari calciatori del Napoli, e sono cose che organizzeremo man mano nel tempo. E poi c'è la possibilità per chi vuole, e forse potrebbe essere malato come me, fare, per dire, anche un suo festeggiamento, una cosa del genere, e ci possiamo organizzare su tutto. Però a presto, e di fare anche qualche iniziativa con voi.